Claudio Liverziani, con mille valide, 100 fuori campo, mille presenze, quant'altro, siete abbastanza in pochi nella storia del baseball italiano, no? Andiamo da 15, poco più di 15 giocatori. Come ci si sente? Essere già un monumento ma continuando a giocare? Sono numeri che fanno un po' impressione, soprattutto secondo me quando sei ancora in attività. Cerco di darci il giusto peso in questi giorni, anche perché ci sono chiaramente la possibilità di incrementarli e soprattutto abbiamo adesso, cioè ho in testa adesso un obiettivo che comunque non è solo mio come numeri, meri numeri, ma è soprattutto di squadra, che è quello di insomma vincere uno scudetto che manca a Bologna da qualche anno. I numeri ovviamente sono importanti, ma il baseball giustamente è uno sport di squadra. Tu fai parte di un gruppo di giocatori anche relativamente giovani, li guardi dall'esperienza di chi è nell'IBL ormai da più di 15 anni, con parentesi anche fuori. Come va con questo gruppo? Ah, direi benissimo. Poi ti devo dire che è un gruppo che si compatta molto bene, anche perché sono ragazzi che si conoscono da tanti anni, hanno fatto le nazionali giovanili insieme, quindi non è proprio un gruppo nuovissimo pur avendo cambiato tanto, e io sono un po' il più anzianotto dei ragazzi, però siamo riusciti tutti a legare molto bene sin dall'inizio, infatti in campo penso che si veda. All'inizio della carriera, certo, ai 100 fuori campo uno ci pensa, alle mille valide ci pensa, a fare il record delle basi ball ricevute magari no. È un record in stile baseball da money ball in poi, diciamo così. Ti giuro che ecco, questo è un numero che proprio non avevo idea che fosse così alto. È venuto fuori sempre in questi giorni il sorpasso al grande Robby Bianchi, ma sono sempre stato un po' così, un po' passivo, tra virgolette, nel box. Ho sempre preso tanti lanci, quindi penso che le basi ball poi siano venute di conseguenza. L'esperienza americana, hai ragazzi che da Bologna vanno negli Stati Uniti, tu cosa senti di consigliare a chi dall'Italia intraprende questa esperienza alla luce della tua? Ma adesso, da quando sono stato io, molte cose secondo me sono cambiate anche, penso anche a livello di quello che gli americani vogliono da noi, dai giocatori che vengono dal nostro campionato. Forse io ho fatto anni in cui si richiedeva più potenza piuttosto che più basi ball, per parlare proprio di cose nel dettaglio. Adesso secondo me anche un po' il film, magari Moneyball, no? Ispira un po', nel senso che secondo me adesso non si guarda solo fare tanti fuoricampi o tanti doppi, ma anche un giocatore, un battitore che riesce a arrivare tanto in base può fare della strada. Come squadra siete un po' una squadra da Moneyball, cioè non grande potenza, molta regolarità, costruite i vostri punti, eccetera. Nei playoff non rischia di poter essere quasi un limite, quando parliamo appunto di una serie a eliminazione diretta, la regolarità? Sì, diciamo che un po' di potenza da noi è venuta fuori adesso in questa seconda fase. Sono stati anche qualche fuoricampo, insomma, un po' di battute in più da extra base che c'erano mancate in una prima fase, dove mi sembra abbiamo battuto 2,40 di squadra, ecco. Il Monte ci ha tenuto su per quasi tutta la stagione, però sì, come dici tu, le finali sono anche tante partite risolte da episodi, quindi una battuta al momento giusto con uomini in base di un certo tipo può cambiare le sorti di una partita, quindi sì, delle due preferirei continuassimo a battere come abbiamo fatto in questa seconda fase. Il capitano Claudio Liverziani.